abbiamo cercato di esporre ci sono cose buone fatte insieme e criticità che andrebbero affrontate, soprattutto per segnare in positivo questo ultimo scorcio di legislatura regionale. Sarebbe necessario un confronto tra le istituzioni regionali e le associazioni sindacali per individuare quelle che sono le priorità da affrontare, partendo ovviamente dalle cose condivise. È un patto di fine legislatura, quello che la segretaria della CGIL Toscana Dalia D'Angelini ha proposto a Enrico Rossi nella sua relazione introduttiva al congresso dell'organizzazione a Pistoia, davanti a 358 delegati in rappresentanza del 500.000 di iscritti, arrivati lì dopo oltre 5.000 assemblee di base. Patto di fine legislatura a partire da alcune priorità: vertenza e sicurezza sul lavoro, servizi pubblici, appalti, turismo, regionalismo solidale, infrastrutture, contrattazione, welfare, donne, giovani, antifascismo, antirazzismo e anche ovviamente la sanità. Le necessità riorganizzative della Regione Toscana hanno seguito la teoria dell'accentramento, dopo una riconfigurazione pesante degli ospedali Toscana. Il modello per acuzie, intensità di cure e degenze più brevi mostra tutti i suoi limiti in un rapporto ad una sanità territoriale poco omogenea nella regione, ma soprattutto insufficiente nel realizzare in modo pieno la presa in carica dei cittadini, ad esempio attraverso la sanità di iniziativa e le cure intermedie. La riforma regionale è per gli stessi atti della Regione Toscana messa in discussione, sicuramente anche in una fase di elaborazione. Noi non ci stiamo a perdere ciò che da sempre ha contraddistinto la qualità del sistema toscano. Per lo sviluppo sostenibile della Toscana, Angelini ha chiamato in causa anche la categoria degli imprenditori. Ci duole dirlo, ma si ha la sensazione che sia stato preferibile nascondersi rispetto ai temi dello sviluppo sostenibile, dei diritti del lavoro e delle condizioni contrattuali e in alcuni casi dello sfruttamento e dell'illegalità. Vorremmo chiedere un'attenzione diversa agli imprenditori, perché la Toscana è di tutti e deve produrre per tutti benessere e ricchezza. Altrimenti può succedere, come sta avvenendo, che altre associazioni di impresa si affaccino in rappresentanza semplicemente di una voglia di dumping contrattuale, di vera e propria pirateria nei confronti delle imprese sane e corrette e anche dei lavoratori che subiscono contratti di comodo. Alla segretaria della CGIL Toscana, inoltre, non sembrano convincere i provvedimenti del governo. E ancora la flat tax, che corrode quel principio costituzionale della progressività fiscale, che introduce la pace fiscale, un condono che è esattamente l'opposto di ciò di cui il Paese ha bisogno. Si continua a penalizzare ancora una volta la quota più consistente dei contribuenti fedeli, che sono i lavoratori e i pensionati. Ci sarebbe invece la necessità di riproporre con forza l'idea che questo patto di scambio tra imposte e servizi fosse supportato per evitare la sua rottura da interventi che assicurino certezza, trasparenza, lotta all'evasione, alla corruzione e una maggiore giustizia sociale. E ancora, sul presunto reddito di cittadinanza, che così come prospetto genera sudditanza. Noi diciamo che non vogliamo assistenza, noi vogliamo lavoro, perché è solo il lavoro che dà dignità e che rende libere le persone. E ancora, per ciò che riguarda quota 100, so bene che su questo c'è grande attenzione da parte di molte lavoratrici e lavoratori, ma mentre si fa più chiaro il quadro, si legge che il ritiro anticipato di 4 anni porterà a una riduzione della pensione intorno al 30% e quindi rende il provvedimento impraticabile. Noi la piattaforma unitaria sulle pensioni ce l'abbiamo e siamo pronti a discutere di quella, eliminando tutte quelle strutture e quelle ingiustizie che la riforma Fornero ha introdotto. Discuteremo di tutto questo il 30 novembre in Toscana, nei tre attivi unitari. Infine, la questione del nuovo gruppo dirigente e del futuro segretario generale della CGIL. Angelini vede Maurizio Landini come un possibile valore aggiunto. Sono fermamente convinta dell'utilità e dell'importanza per la CGIL dell'ordine del giorno approvato, me compresa, con soli 3 astenuti dal Comitato Direttivo Nazionale dell'11 novembre. L'ordine del giorno considera legittimo
il percorso che ha portato la segretaria generale, dopo l'ascolto di tutti i segretari generali delle Camere del Lavoro regionali e di categoria, la maggioranza e la segreteria, ad avanzare la proposta di Maurizio Landini a segretario generale e a confermare la squadra. Ovviamente resta legittima la possibilità di altre candidature, ad oggi non formalizzate, segno anche questo di democrazia e di pluralismo della nostra organizzazione. Al congresso della CGIL Toscana il primo documento politico, Il Lavoro È, ha raccolto il 97,8% dei 100.000 voti validi, il secondo, Riconquistiamo Tutto, il 2,2%. Prossimo appuntamento a Bari a gennaio per il congresso della CGIL nazionale. Cari compagni e cari compagni, ho ascoltato con attenzione la reazione della compagna Dalida. Sulla relazione di Dalida Angelini viene fuori il desiderio che ci sia una coesione maggiore di questi tempi con le altre confederazioni. La strada è obbligata, in un mondo spappolato dove ognuno va per sé, dove l'individualismo è entrato nella testa della gente, se si può tenere insieme la società bisogna lavorare insieme, quindi bisogna sforzarsi anche noi di trovare punti di mediazione di tutte, delle sensibilità diverse anche delle riorganizzazioni sindacali. Questa è una grande risorsa al sindacato confederale italiano, noi siamo tre grandi sindacati e questa è una risorsa, non è una penalità, bisogna fare uno sforzo unitario di trovare una sintesi in queste tre grandi storie del sindacato. È fondamentale, cioè noi non ci possiamo permettere in questo momento di non essere insieme. Per noi è abbastanza facile perché il dialogo, perlomeno a livello toscano, fra noi non manca mai, cioè compreso la famosa alzatura del telefono per confrontarsi anche in maniera così come si può fare effettivamente fra amici, colleghi e compagni di viaggio. Naturalmente i temi sono quelli fondamentali, per cui in questo momento l'unità sindacale non è utile, è indispensabile. Come hai trovato il discorso di Dalida Angelini? Interessante ed attuale, direi, sì. È stata una giornata proficua anche perché riporteremo sui posti di lavoro quello che abbiamo sentito, tutti gli incentivi ad andare avanti e continuare com'è nella storia della CGIL. Interessante, concreto e anche di prospettiva. E quindi credo sia davvero una relazione completa e che ci stimola ancora di più ad andare avanti, soprattutto per le nuove generazioni. Sì, devo dire che gli interventi di Dalida sono sempre molto puntuali, precisi e completi e è un piacere ascoltarli. Dal 1990 segui il congresso regionale della Toscana. C'è diversità tra quelli guidati a suo tempo da mani maschili e da questo guidato da mani femminili? Assolutamente sì, c'è un'attenzione diversa. C'è uno sguardo più profondo e più con i piedi per terra, secondo me. C'è più attenzione ai problemi ovviamente delle donne, ma non solo, anche ai problemi del paese visti con uno sguardo diverso. È una relazione completa, esaustiva, ha approfondito tutti i temi che sono all'ordine del giorno di questo congresso e che giornalmente ci troviamo a affrontare nelle varie province della nostra regione. Sì, ma anche se poi i temi sono sempre gli stessi, purtroppo tutto quello che avevamo pensato di aver raggiunto, quindi potevamo anche dire ora di cosa ci occupiamo, no, bisogna occuparci sempre degli stessi temi perché ce li sottraggono, ce li portano via, quindi bisogna tenere molto duro e cominciare a riconquistare quello che il sindacato ormai credeva di dare per scontato e potersi occupare anche di cose un po' più, allargare un po' il campo, no, bisogna restringerlo su quelle cose fondamentali secondo me. Le è piaciuto il fatto che abbia parlato il suo linguaggio e non si sia riferita a linguaggi più omologati? Nella relazione congressuale Dalida Angelini ha chiesto a lei un patto di fine legislatura su temi importanti come la sanità, come le grandi opere e cose importanti di questo tipo. Che cosa risponde? Ma è un'occasione importante. Noi abbiamo sempre tenuto un dialogo, una collaborazione, una concertazione con le forze sociali, ma anche noi siamo stati sicuramente dentro un clima che metteva all'indice tutto questo.
La possibilità invece di governare bene quest'ultimo scorcio di legislatura, un anno e poco più, può derivare proprio da una capacità nuova di dialogo con le forze sociali. Abbiamo tante questioni, appunto da un lato i temi della protezione sociale, dall'altro anche i temi dello sviluppo, e il problema è capire come possiamo tenere insieme i due temi. Arriva nel 2000 in Italia, approda in Toscana e nella Lucchesia trova lavoro. Il lavoro che è andato bene per un po', poi ti sei reso conto che c'erano delle cose che non funzionavano e hai chiesto l'intervento della CGIL. Com'è stato? E abbiamo trovato sostegno, diciamo, dalla parte della CGIL, perché era l'unico sindacato che ci ha dato ascolto. Sì, che ci ha dato ascolto. Da quando sei arrivato fino ad oggi hai trovato nella tua vita problemi di razzismo? Ti sei sentito in qualche modo minacciato? No, devo dire i primi anni no, ma ultimamente si sente molto per via anche di questo nuovo governo, quindi sì, si sente molto, non solo a livello personale, ma anche agli amici, a tutti gli immigrati, si sentiamo un po', presi di mira, è questo, sì. E qual è secondo voi il modo migliore per uscire da questa tematica del razzismo? Secondo me il modo migliore è cercare di parlare, di non avere diffidenza nei confronti dell'immigrato e di cercare di darsi una mano a vicenda. Le politiche del lavoro ci portano in questo momento al congresso della CGIL Toscana a parlare anche dei riders, di quelli che un tempo venivano definiti fattorini, che fanno tanti chilometri ogni giorno per portare cibo a qualunque ora del giorno e della notte a chi ne abbia bisogno. Da quanto tempo tu lavori per Foodora? All'incirca da un anno e mezzo, e un mezzo anno prima lavoravo anche per Deliveroo, quindi ho fatto, si può dire, un minimo passaggio con entrambe. Sei qui al congresso della CGIL Toscana perché? Perché la CGIL onestamente è stata l'unica organizzazione vera che ci è venuta, si può dire, a cercare e ci ha aiutato. Successivamente abbiamo scoperto, grazie a un'intervista del Fatto Quotidiano, che in realtà il presidente di Glovo ci riassumerà volendo, però solo alle loro condizioni, che sono quelle del contratto di Glovo, che non ha le stesse tutele né le stesse capacità del contratto di Foodora, e quindi non siamo contenti per nulla. Credo che siano stati affrontati tutti gli argomenti che in qualche maniera
costituiranno il percorso di lavoro da qui al prossimo congresso. Ci sono molti impegni, dobbiamo avere molta risolutezza perché oltre a dirci gli argomenti dobbiamo stabilire anche metodi. Dobbiamo in qualche maniera rilanciare vertenze che abbiamo già avviato come quella della sanità e delle pensioni. Dobbiamo assumerli anche a livello regionale perché molto dobbiamo fare per quanto riguarda la legge regionale sulla sanità e il rafforzamento del territorio. Dobbiamo stabilire un percorso di lavoro per quanto riguarda il problema dei razzismi di ritorno e il tema degli immigrati, perché questo è importante, perché il rischio è che sentimenti xenofobi e razzisti passino anche per le nostre fila e noi non ce lo possiamo permettere, dobbiamo avere molta risolutezza. Credo che quello che è importante è mantenere quelli che sono due caratteristiche di questa organizzazione che ci hanno permesso di arrivare a oltre 100 anni di vita, cioè la capacità di rispettare pluralismi ma garantire sempre l'unità dell'organizzazione. Questo vale per tutto, vale per il gruppo dirigente, vale per le materie politiche che ci troviamo davanti, perché questo è che ci consente di poter affrontare il percorso che abbiamo. Il mondo celebra la giornata contro la violenza sulle donne, Italia compresa, il pensiero della CGIL. C'è proprio un lavoro culturale che va preso tra le mani e che deve diventare una battaglia di tutte e di tutti. L'attacco alla 194 non è semplicemente un attacco a una legge, è un attacco ad una modalità laica di vivere, alla possibilità di scegliersi la vita per ognuna ed ognuno di noi. E così l'idea della violenza viene sdoganato completamente, l'idea che la prepotenza e la violenza e l'aggressività siano un valore. Noi della CGIL siamo assolutamente contrari a questo. L'idea è che valore è la persona, che valore è il diritto, che valore è la libertà di ognuna ed ognuno di noi. Dobbiamo agire, non è stato fatto abbastanza, ritengo, su questo argomento e devo dire anche su altri, non solo quello sulla violenza femminile. Una delle persone più giovani del congresso di oggi, l'undicesimo congresso della CGIL, sei tu. Ho avuto l'opportunità di poter essere oggigiorno una delegata e questo è stato un onore per me, un'opportunità per me, ma ha fatto in modo che io imparassi tante cose e tutto ciò che sta dietro il sindacato e di farlo conoscere alle persone che lavoravano con me nel mio ambiente di lavoro e tutto qua. È dal 53 che sono in CGIL, iscritta alla CGIL, avevo 13 anni, 14, io ho cominciato a lavorare presto, ho studiato poco. Fino a quando dico ai miei compagni, fino a quando maiali mi mangiarono una cartella e i maiali me la mangiarono presto, quindi poi smisi di studiare. Bene, dopo aver perso la cartella hai iniziato a lavorare facendo cosa? Ho cominciato a lavorare, lavoravo in un'azienda di manufatti in cemento. Dove? A Sinalunga, in provincia di Siena. Quindi poi ho fatto il delegato e ho fatto anche il dirigente poi della CGIL. Ti piace che sia una donna a guidare la CGIL? L'ho accolto con grande favore, perché la CGIL ha fatto una scelta, gli ci è voluto parecchio, 100 anni come ha detto Dalida, ma la scelta è fatta. Pari all'88,29%,
favorevoli 140, pari 84, contrari 20, pari a 12%, astenuti 5, pari a 3,01. L'Assemblea Generale della CGIL Toscana ha eletto Daniele Angelini, segretario generale della CGIL Toscana. Una festa, si conclude così questo 11° congresso della CGIL regionale toscana con ancora la fiducia a te. Sì, sono contenta perché sono stati 2 giorni intensi, però credo proficui anche con un bel documento e quindi con un lavoro importante che abbiamo davanti. E sì, un bel risultato e quindi niente, devo ringraziare tutti della fiducia che mi è stata riconfermata. E vuol dire che probabilmente nel collettivo insieme abbiamo lavorato bene, perché non è mai, come dire, la scelta e il riconoscimento è a te, però c'è un lavoro di squadra, non si lavora mai solo una persona, no? C'è un lavoro, il lavoro di questi anni è stato un lavoro collettivo che ha intrecciato non solo i compagni e le compagne della segreteria, ma anche le camere del lavoro e le categorie regionali. Ecco, io penso che bisogna andare avanti in questo percorso, perché penso che questa sia il miglior modo per coinvolgere, per lavorare, insomma, e per provare a portare i risultati che ci siamo proposti di fare. Dalida Angelini ha avuto di nuovo la fiducia della CGIL regionale toscana, quindi torna, resta anzi, la sua segretaria. Una foto finale che racconta un mondo femminile, la CGIL è piena di donne. Beh, penso che sia una grande soddisfazione, una rivoluzione silenziosa che abbiamo condotto tutti questi anni, senso di una grande organizzazione collettiva, di riconoscimento, di rispetto, ma credo anche riconoscimento della grande passione e entusiasmo che hanno le donne quando assumono una responsabilità di direzione, della loro concretezza. Ma mi piace sottolineare, soprattutto parlando di Dalida, di una grande capacità di lavoro collegiale.